Ciao Simo, oggi mi dovresti proprio aiutare. Dimmi cosa ti è successo? Ma non è per me, è per Squaletto. Dice che ha il testosterone basso e si comporta in modo strano. Cioè, per alzare il testosterone si è vestito da cowboy ed è andato al rodeo dei trichechi. Amici, oggi parliamo di testosterone, o meglio, di quali cibi scegliere per averne sempre il giusto livello. Squaletto dice che da lui si mangiano le pinne di pesce toro, sono considerate molto virili. Ma come dico sempre, perché una soluzione funzioni deve essere semplice e praticabile da tutti, altrimenti, ma chi la mette in pratica? Ecco perché gli alimenti di oggi sono semplici e gustosi, niente di strano o esotico. Così prendersi cura della salute maschile è ancora più facile e anche goloso. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. L'idea ci piace, ma sarà poi vero che questi cibi funzionano? Ma che domande, certo! Io sono solo 25 anni che ogni giorno studio e approfondisco i temi della salute naturale e tutte le informazioni che trovate sul canale hanno basi scientifiche e poi sono verificate dalla mia esperienza come naturopata. Comunque, alla fine del video fatemi sapere se conoscevate già queste informazioni votando nel sondaggio dalla scheda cliccabile nella piccola i qui in alto. Detto questo, i cibi migliori per avere il testosterone sempre al top sono quelli con vitamina D e zinco. Tra i cibi più comuni che contengono vitamina D ci sono tonno, uova, fagioli, ostriche, granchio, mandorle, soia e funghi. Per lo zinco, gli alimenti migliori sono salmone, sardine, legumi, frutta a guscio come mandorle, pinoli, noci, nocciole, anacardi, semi oleosi come chia, sesamo, zucca, canapa. E poi avena, germe di grano e anche cioccolato fondente e caffè. Grazie Simo, ma non è una grande novità. Certo, sono informazioni accessibili e disponibili, ma chi se le ricorda sempre tutte? Ogni tanto un promemoria aiuta. E poi, come dico sempre, se bastasse mangiare un po' di questo e un po' di quello, saremmo tutti sanissimi, giusto? Per fortuna ci aiuta la scienza, che sfata uno dei falsi miti sul testosterone che ho sentito in giro. Secondo uno studio del Rockefeller University Hospital e del Columbia University College of Physicians and Surgeons, entrambi a New York, l'equilibrio tra proteine e carboidrati ha un effetto diretto sui livelli di testosterone nel sangue. Ed ecco il mito sfatato. Lo studio ha dimostrato che una dieta con troppe proteine animali aumenta i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e riduce i livelli di testosterone. E poi le proteine animali in eccesso acidificano i tessuti. Invece, una dieta ricca di carboidrati integrali già dopo 10 giorni aumenta il testosterone e riduce il cortisolo. Sentito Squaletto, niente più pinne di pesce toro. Come in tutto, la strada giusta è l'equilibrio. Per seguire i migliori consigli naturali di alimentazione e salute maschile, potete guardare questa playlist. E ovviamente iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Ora condividete questo video con i vostri amici sui vostri social. Alziamo il testosterone perché a livelli normali aiuta anche a avere un buon umore, proteggere la salute cardiovascolare e combattere la depressione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!